Penso che Matteo Renzi possa essere una risposta, diciamo, a questo sentimento di antipolitica che c'è un po' in Italia in questo momento, e penso che possa essere la persona giusta per avvicinare gli scontenti, i delusi e coloro che non credono ancora in una politica diversa, in una politica giovane. E poi è meglio puntare su una persona giovane come Renzi che piuttosto che su persone che per 40 anni hanno diciamo, occupato posti di potere, che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Matteo Renzi va sostenuto perché rappresenta la volontà di rinnovamento che ormai è diffusa tra la gente. Basta pensare a tutti i movimenti extraparlamentari che nascono. Nascono perché la gente è disillusa, si è impigrita, i giovani considerano la politica non una casa accogliente nella quale ritrovarsi, ma considerano la politica come un nemico dalla quale difendersi. Ecco, Matteo Renzi rappresenta questa volontà di rinnovamento che credo dobbiamo incarnare noi giovani sui singoli territori. Allora, io sono mortificato per il ritardo, ma sono anche felicissimo di essere in questa meravigliosa città dove vorremmo raccontarvi un sogno che può sembrare impossibile, che è il sogno di un gruppo di persone, di donne e di uomini, che vuole venire qui oggi, adesso, a dire che la politica ha un senso, che la politica non è una schifezza, che la politica è la grande opportunità per cambiare le regole del gioco. Visto che ci dicono che a 37 anni non siamo in grado di governare alcunché, beh, mi potrei autopresentare con questo video, il video di Maurizio Crozza. Vai, Veronica. Salve, su Matteo Renzi. Solo che al pomeriggio c'ho judo. Ora, stasera non avevamo al pomeriggio judo e allora abbiamo deciso di candidarci. Ma la candidatura alle primarie che cosa comporta? Perché siamo qui? Qualcuno dirà, lo sappiamo perché sei qui. Sei qui perché sei il rottamatore, che detta così sembra quasi, insomma, Terminator. Io ho preso l'impegno che in questa campagna elettorale non parlerò di rottamazione. Prometto che la farò, se diciamo. Voi avete visto che qua c'è scritto adesso. Adesso è il momento di cambiare, adesso è il momento di provarci, adesso tocca a noi. Ma perché adesso? Perché noi vogliamo rivendicare la parola futuro. Può sembrare una contraddizione. Per anni la politica italiana ha considerato il futuro come una parolaccia. Ha considerato il futuro come una discarica. Noi spendiamo di più per gli interessi sul debito, quasi 80 miliardi di euro, che non sul sistema università, istruzione e ricerca. Neanche 60 miliardi di euro. Cioè noi, grazie a questa politica qua, siamo arrivati al livello per cui paghiamo di più per le colpe dei padri che non per l'educazione dei figli. Vale per i rifiuti, lo dico qua, in Campania, a Napoli. Ci è costato 4 miliardi di euro il mancato governo della questione dei rifiuti. 4 miliardi di euro. Vale per la questione della produzione industriale. Possibile che negli ultimi 30 anni nessuno abbia detto una parola definitiva sul Sulcis? Sappiamo che quelle miniere rendono meno di quello che rende una normale estrazione di carbone. Sappiamo che ovviamente la priorità è mantenere in vita le esigenze, i desideri di lavoro delle persone, ma sappiamo anche che per ciascun lavoratore lo Stato ha pagato l'equivalente di 70.000 euro l'anno. Se li avessimo dati in tasca ai lavoratori sarebbero stati dei dirigenti. Posso omaggiare un grande della vostra terra, Massimo Troisi, in un film che peraltro parla di Firenze, o meglio, della campagna fiorentina, Non ci resta che piangere, per dimostrare come in questo dialogo tra Troisi e il frate c'è l'impostazione che una parte anche della sinistra ha sempre avuto del futuro. Non ci resta che piangere. Ricordati che devi morire! Sì, no, non me la tengo proprio, è una cosa, non mi preoccupare. Ricordati che devi morire. Beh, il primo motivo, applauso per Troisi, ci sta tutto. Il primo motivo per cui noi facciamo politica è per dire che la politica non può essere ricordati che devi morire. Ma quando sono andato alle sfilate di moda, sono andato per dire che quel settore, ho detto, Renzi, ma quel settore è un settore che vale 60 miliardi di fatturato, 4 miliardi di export, 654 mila addetti, di cui il 73% donne.
E però nella ricostruzione dei media Renzi punta sempre alla visibilità. Confrontiamoci sulle cose concrete. Noi per pagarci il camper, che abbiamo tenuto ovviamente fuori dall'area pedonale, come è ovvio che sia, pagarci il camper chiediamo contributi da 5 euro in su ai cittadini, perché è un gesto, e rendicontiamo le spese. Ma quello che dico a ciascuno di voi è che, se davvero ci credete, adesso è il vostro tempo, adesso è il nostro tempo, adesso è il momento nel quale non lasciare il futuro agli avversari. Grazie e scusate. Parla tutte e due di rivoluzione, ma non è che la gente si confonde un po'? Io ho stima e rispetto anche per le persone delle quali non condivido tutto. Ho sentito il sindaco De Magistris venendo qua, entrando nella sua città, come è giusto e come è doveroso che sia, e credo che ci siano tra di noi profonde differenze. Questo non toglie che io gli faccia i migliori auguri di buon lavoro e che gli abbia espresso anche personalmente i miei complimenti, che già gli avevo fatto, per l'operazione del lungomare liberato. Io sono il sindaco di una città che ha pedonalizzato Piazza del Duomo, e da questo punto di vista credo che sia una realtà molto molto bella vedere quando la gente torna ad impadronirsi di un pezzo di città. Spero che l'esperienza napoletana sia utile per fare il contrario di quello che è stato fatto per le primarie per il sindaco qua. Io credo che una persona normale possa esprimere le sue idee senza preoccupazione. Io ho grande stima e grande rispetto per Massimo D'Alema. Ho visto che lui ha detto che se vinco io finisce il centro-sinistra, mi sono permesso di dire che se vinco io non finisce il centro-sinistra. Al massimo può finire la carriera parlamentare di D'Alema, ma c'è una bella differenza. Io ho incontrato oggi ad Avellino i lavoratori della Irisbus, in modo sintetico, mi perdonerete la brutalità con cui esprimo questi concetti, ho detto loro che uno, è evidente che il paese deve investire sull'ammodernamento dei mezzi, che non vuol dire che li deve far fare a Tizio piuttosto che a Caio, perché c'è la libertà del mercato, ma il paese deve investire su questo, e per farlo dobbiamo uscire dalle percentuali di oggi che vedono il 27%, solo il 27% di mezzi adeguati rispetto agli standard europei. Noi a Firenze abbiamo rifatto la flotta, e con un lavoro che si completerà nei prossimi 3 anni. Rispetto alla vicenda di Marchionne, in molti mi accusano di aver dato il sostegno sul referendum di Pomigliano a Sergio Marchionne. Io confermo che se si presentasse una iniziativa come quella di chi dice o votate sì e vediamo 20 miliardi o votate no e chiudo, io voterei per il sì. L'ho detto allora, lo ridirei oggi. Io non ho cambiato idea, spiace dire però che ha cambiato idea Marchionne, e che quel progetto è stato sostanzialmente vanificato, meglio neanche realizzato. E quindi da questo punto di vista credo che Marchionne abbia profondamente tradito le aspettative di quelli ai quali aveva chiesto il voto e che avevano messo la faccia per lui. Io temo solo si perdono le primarie, non perché gli altri ti sabotano, ma perché te non sei bravo. Sì, no, ma lei non ha parlato di lotta alla criminalità organizzata, ma non è nel suo programma. Strano, io ho partecipato a un incontro invece in cui ho fatto esplicito riferimento al dossier di Legambiente sulle ecomafie, ho spiegato che i 4 miliardi di ritardo sui rifiuti vanno esattamente in questa direzione, quindi ho scritto pagine sul programma per questo, per cui forse abbiamo partecipato a due iniziative diverse tra lei ed io. Grazie.